Io stamattina non ho potuto partecipare alla parte più infrastrutturale, stradale, ma sono molto contento perché ho ascoltato fin dal primo momento due rappresentazioni molto significative, lo dico in modo antiretorico, che danno anche il senso di come questa lotta di resistenza che c'è nei territori sia tenace, continuativa, ma anche basata sulla conoscenza e sulla capacità, come dire, di guardare un metro più avanti di quello che quotidianamente registriamo anche nel senso della devastazione di questo territorio. E mi piace ricordare questo, anche se adesso per brevità intervengo su quello che ho sentito. C'è una cosa che io in un consiglio provinciale, prima per la lunga esperienza che ho fatto da sindaco nel sud milanese, voglio rendere emblematico. Il Palazzo del Faraone a Milano è il manifesto di ciò che non bisogna fare, perché, ripeto, lì è stato distrutto il Parco di Gioia, il Bosco di Gioia, che è un lascio milanese, notte tempo della città, e al di là di tutte le cose molto significative che richiamo per non prendere tempo, che hanno detto sia Andrea Poggio sia prima Maggioni, chi è intervenuto, teniamo conto che lì è l'emblema di ciò che non bisogna fare per quanto riguarda il recupero e tutte le cose eccellenti che ho sentito, tenendo conto che un noto bolscevico, che era il consigliere liberale Giancarlo Lombardi, cioè, tanto tempo fa, quando si presiedeva quell'assemblea in modo più dignitoso di quella a cui ci hanno abituato Boni e adesso il buon Cattaneo, aveva individuato la sede regionale di fronte al vecchio Pirellone, recuperando il vecchio palazzo a mattoncini rossi della Sissimes, che oggi è abbandonato, in cui adesso poi c'è, com'è che si chiama, il facility manager, ma oltretutto adesso dal Palazzo del Faraone ai 300 metri là del Pirellone vanno tutti in macchina, quando quel palazzo che recuperava una dismissione basta attraversare la strada. Oltretutto è il manifesto di ciò che non bisogna fare in un'epoca di risorse scarse o anche di risorse abbondanti, perché ovviamente i 6 o 700 milioni spesi in un abbraccio di tutti i fratelli con scarsissime voci critiche, oltretutto equivale, nel senso del manifesto delle cose da non fare, che quell'investimento, con tutti i dettagli che sono stati raccontati prima, equivale al fatto, ad esempio, che gli stessi soldi non sono stati investiti in tutto il sud milanese, verso l'Adda, verso il sud milanese, verso Paolo, verso Crema, eccetera, dove dal 1908 si viaggia anche nel trasporto pubblico su gomma, oltre le meravigliose autostrade che ci stanno. È esattamente equivalente, non c'è paragone, ripeto, alla capacità di investimento, di buona occupazione, di indotto, pur tenendo conto che negli ultimi decenni ovviamente è diventata anche più rilevante la previsione di un esercizio, di un'estensione del servizio pubblico su ferro non con l'interramento, no? Ovviamente in una previsione che tutto non sia riempito da terziario, supermercati, cosa che sta avvenendo sui tracciati autostradali prima che le autostrade abbiano esecuzione, perché ovviamente è molto invasivo il ferro per l'agricoltura, per il parco, per la terra, ovviamente si lavora per le generazioni future a costi anche molto più bassi quando si lavora in superficie. Questo lo volevo dire perché rispetto alla discussione, al sostegno culturale, noi dobbiamo sapere quello che sta succedendo, nel senso che il territorio è interamente devastato dalle autostrade anche quando non ci sono soldi, e che noi ci dobbiamo aggrappare a qua c'era la manifestazione il 30 settembre, c'è un'iniziativa in corso, non molliamo, non voglio interferire, rendere generica una cosa che tra pochi istanti ovviamente vedremo con molta precisione. Voglio richiamare che la situazione è molto grave anche se differenziata. Ieri sera ero a Paderno, un'assemblea dei comitati per l'interramento eccetera eccetera, noi siamo in una situazione molto grave determinata anche dalla spinta che dà questo governo, non c'è oppure, al di là del Movimento 5 Stelle c'è una grande coalizione per fare male, non per stare lì a scaldare la sedia, però in questo territorio
ad esempio, noi, per quello che sta succedendo qua e da altre parti, dobbiamo assolutamente mettere a disposizione la conoscenza, la competenza, la partecipazione al fatto che si realizzi qualche obiettivo. Lì appunto la previsione per portare per 9 km tutti in macchina i parcheggi della nuova fiera, visto, del nuovo Expo, eccetera, è un'opera strategica. Lì probabilmente è quella più in difficoltà, perché l'unico caso, visto che quel territorio è già martoriato da sempre dal passaggio della A4, della Milano-Meda, che di fronte alla possibilità concreta di avere un'autostrada che nell'insieme di 14 corsie in uno dei territori più occupati, lì c'è una ribellione in cui effettivamente è l'unico caso in cui comitati, forze politiche, uno schieramento abbastanza largo, che non c'è assolutamente in tutti gli altri casi, ha la convenienza di far vedere che sei un po' pluralista. Almeno una la si deve impedire o si deve rendere. Però questo è essenziale, perché viviamo nel mondo reale, l'aggressione sul territorio non ha precedenti, e ripeto, tutto questo che noi dobbiamo cercare di apprendere, conoscere, studiare e poi farlo diventare punto di orientamento di quello che facciamo, ha bisogno anche di un momento di reazione che da qualche parte realizzi qualche successo, perché noi siamo in una situazione gravissima, nel senso che io ho amministrato a lungo il sud milanese, c'è il parco agricolo, 47.000 metri quadri di parco, 47.000 ettari, scusate, centinaia e centinaia di aziende agricole, c'è un'aggressione senza precedenti con cantieri in corso, prometto, voi li vedete qua e non ve li spiego, si passa sulla Bremeni, c'è sconvolta la Valle dell'Adda, Rivoltana, Cassanese, ripeto, sono riusciti a stendere via anche Trenzanesio, di cui la nostra generazione andava in gita da Milano, no? Perché c'erano i daini e le... E c'è una situazione in cui le zone agrarie più pregiate, bonificate dai benedettini nell'anno 1000, che poi qua c'è, racconterà il Notemma, le zone bonificate allora, che rappresentano una ricchezza agraria, naturale e del territorio, in Campania si sta facendo il tracciato anche se i quattrini non ci sono, come stamattina presumo che vi abbia spiegato bene Balotta. E poi in Campania si fa presto il sedime stradale. Rispetto a quello che succede, c'è una situazione gravissima, e c'è una situazione in cui quella manifestazione conflittuale che deve portare a casa un risultato nella Romonza ha un problema essenziale di essere anche esibita, perché noi abbiamo una situazione gravissima in cui in Pedemontana, in Temme, in Serravalle c'è lo stesso uomo che deve fare gli affari, delegato dall'attuale presidente della provincia per conto di Regione Lombardia e del governo nazionale, chiunque governa, che è questo Agnoloni, che ha raccolto 3 poltrone. Oggi stanno cercando di vendere a tutti, la prima asta di Serravalle è andata deserta alla fine dell'anno scorso, la seconda asta il 10 luglio devono ricavare 700 milioni di euro, che pare non ci siano immediatamente, perché dice la mafia o qualche miro, quindi puntano a mettere a disposizione un bene di tutti, ribassando ancora la cifra, per realizzare comunque l'incasso e comunque finanziare i cantieri che non si fermano. Io ho presentato anche alla Corte dei Conti, adesso presentiamo ovunque, presento, dice che grande continuità, no? Lì il regista è Binasco, che Podestà ha recuperato, che era fuori e che Penati aveva come faro di orientamento anche nel passato, e su questa situazione, come dire, noi abbiamo una situazione molto ma molto complicata, sulla quale, ripeto, non c'è un'ipotesi, c'è una realtà, anche perché la privatizzazione in corso è molto grave. La Serravalle dal 54 si sconvolge un territorio agrario che ha 1000 anni,
si vende, si svende, poi lasciamo perdere che anche la stessa cosa si è fatta con Sea, è arrivato il missionario Tabace ed è riuscito a vendere e poi è tornato da dove è venuto. Ma la Serravalle, ripeto, con tutto ciò che è passato, corrotti, capaci, incapaci o migliori, tenete conto che ciò che un liberale normale o un socialdemocratico normale non venderebbe mai. Che dal 54 ha assicurato, perché il pedaggio si paga tutti i giorni, ha assicurato alla parte corrente dell'ente provincia tutto ciò che nel bene ha significato sostegno all'edilizia scolastica, sostegno al trasporto pubblico, sostegno alla vecchia e moderna competenza che riguardava tutto il trasporto per i disabili e quant'altro. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo una situazione di questo tipo molto, molto grave, che oltretutto viene garantita anche con le proprie e per le proprie difficoltà da una garanzia che viene dalla Cassa Depositi e Prestiti. Come dire, nel momento della difficoltà, anziché aiutare il lavoro, i comuni, è lì a garanzia e non a caso, ripeto, la conduzione è come quella del governo. Il presidente del PD e l'amministratore delegato e del PDL. Quindi da questo punto di vista io credo che ci sia una situazione in cui non possiamo non vedere che anche l'aggravante determinata che in tutte queste opere il punto di riferimento e la garanzia viene data anche dal nuovo ministro delle infrastrutture. Non è che è un caso, no? Noi abbiamo nel territorio questa situazione e per questo, ripeto, abbiamo questa esigenza essenziale di sapere che nel tempo e nello spazio abbiamo una situazione come questa. Da ultimo, molto bella la lettura dei sei personaggi in cerca d'autore che ci sono all'inizio del libro, perché sicuramente noi abbiamo bisogno, come dire, anche perché la provincia finirà, finisce il mandato, poi c'è la città metropolitana. C'è una restrizione anche sul fatto che sicuramente non ci sarà comunque un'assemblea elettiva. I poteri commissariali di Expo sono un aggravante, no? Anche perché superano il messaggio del passato, non solo perché le grandi opere hanno lasciato anche in questo territorio, non solo nella Salerno-Reggio Calabria, cioè perché noi è stato abbattuto qualche mese fa l'ecomostro che sorgeva sulla tangenziale est, sorto ai tempi dei mondiali 90, no? Tutti stadi fatti e in molto caso stadi che sono destinati a essere soppressi. Abbiamo avuto le Colombiadi che dicevano che la pianura padana era sul Mar Ligure, ci hanno lasciato alcune opere, ma abbiamo anche un aggravamento dovuto al fatto che in modo molto discutibile poteri commissariali che ad esempio erano stati affidati esclusivamente al sindaco di Milano Albertini all'epoca dei depuratori, con qualche successo realizzato, perché poi dobbiamo vedere le cose anche nel loro concreto, nell'epoca dell'Expo, come dire, diventano esternalizzati, con tutte le criticità che ci sono, e questo aggrava ulteriormente la situazione, ho finito, basato sul fatto che sul sistema delle cose che dobbiamo fare, sicuramente, visto che siamo qua, perché a settembre eravamo qua di nuovo, cerchiamo di essere ovunque, ovviamente c'è questo problema gravissimo dovuto alla continuità in Regione Lombardia, che sono riusciti a vincere anche se sono caduti per mafia, quindi non c'è bisogno di spiegarlo a voi, la continuità governativa. Ovviamente c'è anche una gravità sul fatto che le grandi città, a partire da Milano, non fanno una politica alternativa sulle cose dell'Expo e sulle cose anche piccole, sul fatto che il comitato permanente dei pendolari e dei comitati non è riuscito, col consiglio, non è riuscito dopo 2 anni a incontrarsi una volta per dare un contributo, per dare una visione, per dare, come dire, il segno che la democrazia è pluralista e che le grandi, soprattutto adesso, le grandi città avrebbero quella necessità. Però ripeto, abbiamo una situazione di questo tipo e io spero che sull'Expo, adesso prima ho sentito, sull'Expo ovviamente c'è una cosa raccapricciante,
nel senso che si va sul milione di metri quadri di proprietà di Cabassi e bisognerà controllare che quantomeno le bonifiche se le paghi. E primo, visto che siamo in Lombardia e siamo a fianco all'area dell'Alfa Romeo, a fianco, in cui ripeto vedere l'Expo, l'agricoltura e tutte queste cose, è lasciata andare i suoi destini speculativi, e mentre si discute di Expo, quel piano per la terza volta è stato approvato da Formigoni, che era andato là anche quando portava i distributori all'idrogeno, la provincia che lo fa nei corridoi di nascosto, ed addirittura un commissario prefettizio ad Arese. Nel frattempo hanno chiuso, visto che siamo nell'eccellenza del 2015, anche una cosa che conoscono in tutto il mondo, che è il Museo dell'Alfa, proprio nel centenario della fabbrica. Quindi da questo punto di vista io credo che bisogna comunque porsi l'obiettivo di ridurre il danno fissando il confine della legalità, perché ripeto è imbarazzante e impressionante non solo che i due maggiori appalti siano stati dati al massimo ribasso, poi ci stupisce, si dice sempre, ma che in un'epoca di crisi e nel calvario che ci tocca, c'è qua Luigi delle aziende in crisi e via discorrendo, addirittura dopo la retorica della ripresa dell'occupazione, che solo con le autostrade si lavora, che si fa finta di non sapere che la manutenzione è la prima grande opera nelle scuole, nell'assetto idrogeologico, che si dovrebbe fare una politica pubblica nell'acqua, nel trasporto, eccetera, eccetera. Fatto salvo tutto questo, ragazzi, lì dove c'è il sol dell'avvenire, stanno discutendo, la signora Bracco poi se ne intende, del fatto di derogare a tutti i contratti per quei pochi o meno pochi che lavoreranno all'Expo. Quindi io credo che dal punto di vista del minimo della decenza, dal punto di vista di quello che stiamo cercando ognuno per la sua goccia di fare, dobbiamo, come dire, non prendere atto che non c'è più niente da fare, né quando si tratta di un'autostrada, né quando si tratta di seguire una fase esecutiva che sicuramente non trova qua dentro i suoi fautori, ma trova qua dentro molta intelligenza che, ripeto, senza retorica come ho fatto all'inizio, spero che venga molto diffusa, perché questa cosa, loro sul primo libretto, quelli di No Expo, avevano scritto che fino a ogni mese calcolavano quanto costava convenientemente per le istituzioni pubbliche tornare indietro, cosa che non è mai stata smentita da quei soloni che costano un mare di soldi e di milioni di euro che si versano a fondo verso ogni anno. Sono stati bravissimi, ma sono stati ancora più lucidi nel trovare anche questa metodologia nuova che dà il segno che non ci si può ritirare. Grazie. Intanto magari raccogliamo qualche intervento. Io volevo invitare Maria Stella Contini del comitato NOTEM. Grazie. Mi scuso naturalmente anche con lei che siamo andati un po' lunghi, però io credo che sia stato molto interessante sentire tutti questi interventi che forse solo in apparenza sembravano scollegati, ma il filo rosso io lo vedo, per me era chiaro, non so agli altri. Se c'è qualcuno che vuole fare qualche intervento rispetto a quanto abbiamo ascoltato adesso da Massimo Gatti, se no io lascio il microfono immediatamente per sentire questo ulteriore tassello. Dunque, allora, questione TEM ovviamente non è assolutamente scollegata a tutto quanto è stato citato fino a questo momento. Io non voglio adesso fare la lezione magistrale su che cos'è la TEM, perché immagino che questo pubblico sia sufficientemente informato, però molto brevemente, sapete, è una sorta di bretella di 33 km che dovrà unire la Costruenda Brebeni ad A4, è una strada che interferisce pesantemente il territorio, perché passa attraverso tre parchi, soprattutto il parco agricolo che, come diceva Massimo, è 47.000 ettari, 2.000 aziende agricole, insomma una situazione dal punto di vista ambientale, ma non solo ambientale, molto pesante.
anche in termini di occupazione, perché ovviamente è un territorio di pregio che ha un proprio senso legato appunto all'occupazione delle aziende agricole nelle piccole imprese, che verrà assolutamente devastato. Per quello che riguarda, diciamo, il nostro lavoro come Movimento No Tem, che mi sembra a questo punto l'argomento, perché chiaramente ne abbiamo subito dall'accelerazione che è stata impressa ai cantieri un grosso contraccolpo in termini di autostima, ovviamente, e credo che questo colpisca tutti. Tutti quelli che lavorano su questi temi, con questo nuovo governo, con Lupi alle infrastrutture, con Maroni in Regione Lombardia e con l'avvicinarsi dell'Avvento Expo, chiaramente insomma, soffre. Noi stiamo soffrendo molto. Chiaramente cerchiamo di continuare a lavorare sul territorio, a fare informazione e sensibilizzazione, che è un po' quello che ci resta. Nel senso che, come dire, non vediamo grandi strade da percorrere. Abbiamo provato con insomma, attraverso varie vie, che sono state quelle delle manifestazioni, insomma, gli eventi canonici, ovviamente. Chiaro, poi ci sono state, diciamo, le cose di tipo legale, i ricorsi, che in questo momento sono fermi, quindi insomma, non ci stanno aiutando moltissimo. Quello che vorremmo e stiamo cercando di fare è di coinvolgere il territorio in questa lotta, cosa che, diciamo, sì, insomma, sta un po'... è un po' a rilento, proprio perché a fronte della cantierizzazione la risposta, anche solo rispetto all'anno scorso, la risposta delle persone è un po' di disamore per questa lotta e anche di disillusione rispetto alla possibilità di poterla in qualche modo realmente fermare. Il nostro prossimo appuntamento, organizzato proprio dai No Tem, sarà il 22 di giugno a San Giuliano Milanese. Lì riporteremo ancora i nostri temi anche attraverso un'iniziativa che noi abbiamo chiamato Memoria del Territorio, che è una mostra fotografica che raccoglie il prima e il dopo, quindi il prima, il territorio fotografato e visitato prima dei cantieri, e quello che sta accadendo adesso lungo tutta la dorsale della Tempi, lungo tutti questi 32 chilometri, ma in particolare per quello che concerne ovviamente la parte sud, che è quella dove noi viviamo. Ci aspettiamo e speriamo, insomma, che il territorio risponda. L'idea è quella comunque di ripartire da lì e di ripartire per fare rete. Io sono molto d'accordo con il discorso che hanno fatto prima su Expo come motore di accelerazione rispetto a tutta una serie di eventi. Intorno a tutti questi eventi ci sono molte realtà, realtà che non sono realtà grandissime, ma che ovviamente in un momento di incontro e di, come dire, di scambio, anche di sostegno, possono diventare delle realtà più interessanti, insomma, e più spendibili anche. Noi abbiamo organizzato lo scorso anno, a dicembre, all'Arci di Carugate, una due giorni, che era proprio nata su questa idea di creare una rete che passasse attraverso anche le lotte sul territorio da parte delle fabbriche occupate. Quindi cercare di comprendere che quello che sta accadendo, quindi le lottizzazioni selvagge, le autostrade, la speculazione, non sono legate solo
a ciò che accade sul territorio. Un territorio vive di tutto quello che succede all'interno. Se un'area industriale viene dismessa, c'è una ricaduta di povertà che è diffusa. Cioè, se una fabbrica all'interno di un'area chiude e si perdono migliaia di posti di lavoro, queste stesse persone non concorreranno più a produrre reddito, quindi a pagare tasse e quindi a sostenere il benessere diffuso e allargato all'interno di quel territorio. Compreso questo, quindi compreso che nulla è slegato da tutto ciò che accade, l'importanza di rendere consapevoli i lavoratori del fatto che se accanto alla fabbrica gli costruiscono un'autostrada e questa fabbrica improvvisamente perde di interesse per quello che produce, ma diventa terra morta da riconvertire in altro, un cambio di destinazione d'uso, è un ragionamento che ha molte implicazioni per quello che riguarda il discorso occupazionale. Quindi l'invito ovviamente è quello di concentrarsi, sì, ognuno sui propri temi, perché non puoi, come dire, prescindere da quello, ma l'idea che tutto fa tutto, quindi un'idea proprio di unità, il mettere il cappello sulla propria iniziativa che deve essere per forza solo quello, a questo punto con quello che sta accadendo non ha più senso. Quindi va bene il No Expo, va bene il No Pedemontana, va bene il No Tem, ma se fanno parte di un disegno comune, di una lotta comune. Quindi l'esperienza di quella due giorni è stata molto importante, perché erano presenti tantissime realtà che rappresentavano situazioni anche molto lontane, apparentemente diverse tra loro. Ripartire da lì, cioè ripartire da un'idea di unità, mettendo da parte le sigle e gli interessi peculiarissimi legati a quello che la sigla rappresenta. Ecco, questo è un po' quello che penso. Non so se quello che io ho detto come dire, è esaustivo di quello che voi vi aspettavate di sentire. Però credo che ormai parlare del sì, io posso anche raccontarvi tutta la storia della terra, ma credo che in questa fase non abbia più molta importanza, perché ogni lotta è importante se è inglobata in altre lotte. È come dire, non si può fare buona urbanistica se non si parte dalla riforma del catasto. Noi abbiamo una situazione paradossale in cui ci sono persone che abitano in case fatiscenti, ma che sono collocate in A1 e pagano un'IMU altissima. Allora, questo è un disservizio, questa è un'inefficienza dello Stato. Allora, questo è uno Stato inefficiente. Allora, bisogna cercare di mettersi, come posso dire, in una posizione unitaria rispetto a delle richieste precise. Cioè, noi siamo cittadini e abbiamo diritto al fatto che lo Stato dia delle risposte a delle cose che dovrebbero essere assolutamente scontate. Io pago le tasse, ma è giusto che paghi delle tasse giuste. Io ho un'automobile, ma devo usarla con coscienza. Ho diritto a un buon trasporto, non posso spendere metà della mia vita in tangenziale per andare a lavorare. Cioè, sono tutti temi che hanno, come dire, pari diritto di cittadinanza nel nostro essere presenti come cittadini attivi. Ed è questo che secondo me dobbiamo cercare di portare avanti.